saluto tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, sono Oliviero Bea, che faccio io? Beh, intanto cerco di sopravvivere, visti i tempi, e poi faccio giornalista, scrivo libri, quando posso conduco programmi radiofonici o televisivi. Vabbè, è questo così. Che cosa è successo in questi giorni? Beh, tante cose, posso riassumerlo in una formula. C'è un famoso dipinto di Goya che dice che il sonno della ragione genera mostri. Ebbene, qui siamo a Goya rovesciato. È il sonno dei mostri, inteso naturalmente come la casta che ha rovinato questo paese, che ha contribuito pesantemente a diserbarlo da tutti i punti di vista, che sta generando la ragione. Il sonno di questi mostri sta generando la ragione. Che altro è infatti la manifestazione di protesta e poi democraticamente di intervento nella vita pubblica nazionale, sia pure in veste amministrativa per ora, da parte del Movimento 5 Stelle? È questo, è un'affermazione di ragione, una saturazione, un dire basta, un non voler abbozzare. E io in un libro come questo, appena uscito Il culo e lo stivale, parlo di questi italiani, dell'opportunità, della resistenza di questi italiani, e mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia centrato l'essenzialità di una partecipazione popolare dal basso, semplice, normale, fra gente per bene, fra gente qualunque, laddove però tutto questo aggettivo qualunque non ha niente a che vedere con il qualunquismo, l'uomo qualunque di cui ogni tanto si fa accenno per cercare di screditare le cose. Del resto è la casta che si difende e le cose sono molto normali. Per dare una lettura calcistica di quello che è successo in questi ultimi giorni, io credo che Beppe Grillo abbia funzionato da centravanti di sfondamento, quindi da questo punto di vista abbia impersonato qualche cosa che significava il gol, cioè il massimo risultato che si tende a ottenere in una partita di calcio, fare un gol. Nel caso della casta fanno spesso autogol, ma rimaniamo al Movimento 5 Stelle. Grillo ormai da anni ha giocato a uomo tatticamente. Che altro ha fatto nel 2007 con il primo Vaffadei e poi di seguito? Che altro ha fatto se non giocare a uomo contro una casta, identificandone le magagne, le persone, lo status penale? Insomma, una situazione francamente repellente che in un paese normale non potrebbe né dovrebbe essere tollerata. E questo ha fatto, ha giocato a uomo, ha giocato in un certo senso in contropiede contro queste persone. E che cosa è successo? Che invece la casta si è difesa, ignorandolo prima, demonizzandolo poi, insomma continuando a considerare Grillo e il Movimento 5 Stelle come qualcosa che si muoveva giocando a uomo e in contropiede. Ma che cosa è successo in questi anni che contemporaneamente, pur continuando a dare in parte l'impressione di giocare a uomo o in contropiede, tutto il movimento dietro il centravanti sfondamento Beppe Grillo ha cominciato a giocare a zona? Ha occupato il territorio, come in un campo di calcio si occupano le zone, così si difende a zona, si gioca a zona, si sa che il campo viene diviso e ognuno si prende la sua parte e fa il suo dovere. È esattamente quello che è successo tatticamente con il Movimento 5 Stelle. Adesso gli ultimi risultati elettorali ci stanno dicendo che il territorio è stato occupato bene, e invece la casta, come si dice, Dio fa impazzire quelli che vuole perdere, la casta continua a trattare Grillo e il Movimento come se stesse giocando contro di loro e basta, a uomo, in contropiede. Cioè, non sono soltanto cattivi, con tutte le virgolette, spesso senza le virgolette del caso, sono anche stupidi. Questo è uno dei motivi per cui ci sono delle possibilità. Faccio un altro esempio, sempre calcistico, è molto politico e molto culturale. In Francia va in finale di Coppa di Francia una squadra di seconda divisione senza soldi. Ma com'è possibile? Con tutti i soldi che girano nella massima divisione francese, va in finale di Coppa una squadra senza soldi. Il riferimento è chiaro, si può fare politica senza soldi, il Movimento 5 Stelle lo sta dimostrando, quindi naturalmente io mi guarderei bene dal preoccuparmi del futuro come fanno tutti truffaldinamente, cioè ma poi cosa diventeranno, cosa faranno, le proposte e tutte le menate. No, intanto c'è una situazione di occupazione seria, onesta del territorio, con la possibilità di rendere trasparente la politica cattiva degli altri. Questo intanto è una forma di vigilanza nei consigli comunali, nelle assemblee regionali e in tutto il resto.
posto, questa è la prima cosa. Poi già c'è una piattaforma programmatica, quindi tutto questo senza soldi, e questa è la peggiore accusa fisica, vivente, a una casta che ha lavorato sempre e solo con i soldi e soprattutto con i nostri soldi, non solo con i nostri, perché poi trafficano con le banche, fondazioni, ne fanno di tutti i colori, ma insomma chi segue questo blog lo sa. E dicevo, questo è il primo aspetto. Un altro aspetto è internet. Sapete che qualche tempo fa, mi pare 3-4 anni fa, c'è stata sempre in Francia una squadra che veniva allenata senza allenatore, veniva allenata attraverso internet. Non so se questo riferimento sia un po' forzato al discorso su Beppe che fa da evidenziatore, da detonatore, da cassa di risonanza, oppure, come dicevo prima, da centravanti sfondamento, non lo so e non è nemmeno tanto importante. Di sicuro internet ha un ruolo decisivo. Adesso internet rende possibile, da un pezzo ormai, in un paese che è arretrato anche in questo e non a caso, internet deve funzionare sempre meglio e diciamo così, farsi carne e sangue, cioè la carne e il sangue delle persone, per non lasciare a un mezzo tecnico soltanto la sua tecnicità. E credo che questo, insomma, sia nelle cose e vada fatto. Se non succede questo, continueranno a farci il culo. Ah, quasi dimenticavo, mi raccomando, passate parola.